Consiglio comunale alla Pucci, clima infuocato per la presenza di numerosi cittadini, tensione tra Moscherini e Tidei, non c'è accordo sul presidente. Il network del Lazio protagonista a Shanghai, il presidente Monti porta Civitavecchia al Transport Logistic Cina e rilancia il settore container. Nel primo consiglio comunale Pietro Tidei ufficializza le deleghe a sport e impiantistica rispettivamente Ivano Iacomelli e Patrizio Scilipoti. Bentrovati dal TG Alto Lazio, Aula Pucci, grimita ieri pomeriggio per la prima riunione della massima assise cittadina. Non sono mancati attimi di tensione tra il sindaco uscente Giovanni Moscherini e l'attuale primo cittadino Pietro Tidei. Ne sono mancate le contestazioni della platea, ma sentiamo i dettagli nel nostro servizio. Consiglio comunale infuocato, quello di ieri all'Aula Pucci, a causa della presenza di numerosi cittadini. Momenti di tensione tra l'uscente sindaco Gianni Moscherini, presente fra i banchi della Pucci a capo dell'opposizione, e il sindaco Pietro Tidei. Motivo, ancora una volta, il doppio incarico attualmente ricoperto dal primo cittadino. Un botta e risposta che ha infervorato anche i presenti, che fra urla, schiamazzi, applausi e fischi sono stati più volte ripresi dal presidente temporaneo della massima assise cittadina Giancarlo Frascarelli, che ha minacciato la sospensione del Consiglio e il suo svolgimento a porte chiuse. Ripristinato l'ordine, si è proceduto alla discussione dell'ordine del giorno, rinviata l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale alla prossima seduta, che dovrà essere fissata al massimo entro 10 giorni. È infatti mancato l'accordo sul nome di Piendibene, proposto dalla squadra di Tidei. Presentati, anche se eliminati dall'ordine del giorno, gli indirizzi generali di governo, fulcro dell'illustrazione le finanze compromesse del comune a cui si dovrà porre rimedio. Bacchettata poi la ASL Roma F e i disservizi all'utenza. E insieme alla ASL ad essere bacchettato è stato anche l'Ater e il suo presidente Gino Vinaccia, che Tidei da giorni cerca di incontrare per sbloccare definitivamente la situazione a Torre d'Orlando e per stilare un accordo entro la prossima settimana da poter presentare al fine di ottenere il 40% di finanziamento messo a disposizione dalla Cassa Depositi e prestiti. Capisco i problemi familiari, ma è importante accordarci. Chiudendo, Tidei ha detto di voler mettere da parte le polemiche, di voler collaborare criticamente e serenamente con l'opposizione per costruire una città migliore. Tidei durante il suo intervento ha annunciato l'affidamento di alcune deleghe. Vittorio Petrelli si occuperà del gruppo finanziamenti europei e non europei, Roberto Bonomi sarà il delegato al sistema idrico, Annalisa Tommassini si occuperà di cultura, mentre Raffaele Cacciapuoti sarà il delegato alla casa ed emergenza casa. Annunciato inoltre, qualora dovessero accettare una delega alla trasparenza, da affidare a un rappresentante della lista Ghirga o ai Grillini. Tidei, questo è un balletto assurdo, poi non lamentiamoci se Grillo prende il 20%. Ad intervenire sul doppio incarico del sindaco Tidei è il primo cittadino di Firenze, Matteo Renzi. Il sindaco di Siena, ha detto Renzi, appena eletto si è dimesso immediatamente da deputato, scusate la rima, ma al posto del mio collega Pietro Tidei io me ne andrei, ma non oggi ma ieri. È con questi atteggiamenti che la politica sta perdendo totalmente credibilità. Secondo Renzi, Tidei sta tergiversando con scuse sempre diverse. È inaccettabile che non si dimetta solo perché una parte del partito considera sgradito il mio amico Mario Adinolfi, solo perché assume posizioni a volte provocatorie. È vero, ma è molto attivo e mi pare abbia già assicurato che una volta subentrato si iscriverà al gruppo del PD. Immediata la replica dell'onorevole Renzi: da sindaco dovrebbe conoscere la legge. Dalla comunicazione ufficiale del Presidente della Camera avrei 30 giorni di tempo per esercitare l'opzione che la norma mi consente. Un diritto del cittadino prima ancora che dell'onorevole. Di fronte a legge sia Renzi che siamo tutti uguali. E ha ribadito, come annunciato, mi dimetterò il 1° luglio indipendentemente da Adinolfi e da Renzi. Prima i trialometani totali sparsi nell'acqua che la rendono non potabile, poi i rubinetti lasciati completamente a secco. In questi giorni i cittadini di Civitavecchia sono alle prese con numerosi problemi legati al settore idrico. Alla zona Faro, già da ieri senza acqua, vanno ad aggiungersi anche i quartieri di San Liborio, via Montanucci ed Ospedale, tutti senza acqua.
È prevista per questo pomeriggio alle 18 l'assemblea pubblica indetta dal sindaco Tidei con gli operatori del mercato. Alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni, il sindaco aveva sottolineato la possibilità, in caso di irregolarità, di un nuovo stop ai lavori, riferendosi ai cantieri dei box San Lorenzo. Per questo motivo si cercherà di fare il punto della situazione proprio con i diretti interessati, a margine di un tavolo tecnico con le ditte. Ascolteremo quello che il sindaco avrà da dirci, ha dichiarato la rappresentante dei commercianti Emanuela Gandolfi. Non crediamo ci siano proposte nuove, ma sicuramente parleremo dei quattro delegati per settore ittico, box San Lorenzo, palmette ed ortofrutta, e delle modalità per eleggerli oltre ai loro compiti. Sicuramente parleremo, aggiunge, dei mercatini che si svolgono alla Marina e del numero spropositamente aumentato di operatori sulla trincea ferroviaria. Da parte nostra non ci saranno polemiche, speriamo solo in una sincera collaborazione. Il network portuale laziale protagonista a Shanghai per il Transport Logistic Cina 2012 è la più importante fiera del settore. Il presidente Pasqualino Monti rilancia il settore dei container, come sentiamo in questo servizio. Al centro dell'Italia per intercettare merci e persone provenienti via mare. È questo l'obiettivo che il presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti ha espresso a Shanghai con il network protagonista del Transport Logistics China, la più importante fiera internazionale del settore. Con i nuovi investimenti di 193 milioni di euro, ha spiegato il presidente Monti, di cui 50 cofinanziati dall'autorità portuale e con 10 nuovi attracchi che serviranno ad aumentare la ricettibilità della nostra struttura, ci siamo presentati alla fiera della logistica. Il numero uno di Molo Vespucci, forte dei continui primati nel settore croceristico e dei tanti progetti e investimenti che evolveranno, svilupperanno e cambieranno lo scalo Civitavecchiese, si è detto pronto ad attrarre nuovi investitori e nuovi traffici. La razionalizzazione che abbiamo nel porto, ha aggiunto, ci consente di liberare molte aree anche per i container, cosa che ci fa mirare a crescere in questo settore molto forte in Cina. Siamo strategici non solo per questioni di posizione geografica, ma anche per essere fortemente collegati ad una rete viaria ed infrastrutturale importante. Tra Napoli e Livorno arrivano 600.000 container che poi gravitano su Roma. Puntiamo ad intercettarli. Abbiamo già forti esperienze con le imprese siderurgiche umbre ed ora, con la realizzazione di aree retroportuali, possiamo offrire la possibilità di finire in loco la produzione. Shanghai è stata quindi anche l'occasione per porre le basi per creare un ponte commerciale verso l'Oriente e cominciare a parlare di possibili sviluppi commerciali tra la Cina e il porto di Civitavecchia. L'intento da una parte è quello di aumentare l'offerta di traffici commerciali dei porti italiani e dall'altra di cercare nuove opportunità e possibilità su un mercato come quello cinese, nuovo e fortemente attualmente competitivo e concorrenziale, una mossa indispensabile per rivitalizzare quindi un settore che mese dopo mese ha ridotto i volumi di traffico. Consegnati da parte del Comune gli attestati di stage agli alunni dell'Istituto Baccelli impegnati nel box turistico di Viale Garibaldi. La struttura è stata riaperta nell'aprile del 2011 su proposta del professor Adamo, grazie ad una convenzione tra istituto e amministrazione comunale, grazie all'interessamento dell'ex assessore al commercio e turismo Alessandro Maruccio, soddisfatto per i risultati raggiunti. La solidarietà avanza è il titolo della manifestazione che l'Associazione Culturale Avanzi di Scena realizzerà con la collaborazione della direzione artistica del Teatro Carlo Kenis a cura di Gabriella Mosconi e con il parroco di San Gordiano Don Ivan Leto in favore della popolazione emiliana vittima dei terremoti. L'appuntamento è per domani sera, come sentiamo in queste interviste. Beh, lavorando in una parrocchia e avendo come parroco Don Ivan, questa è una parrocchia molto attiva. E siamo del parere che quando c'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto, con tanta gioia bisogna fare in modo di poterlo prestare questo aiuto. E quindi, avendo il Teatro Kenis a disposizione, abbiamo pensato appunto che l'unico modo di far capire alla gente, cioè la gente lo capisce da sola, però di poter organizzare qualche cosa per poter offrire qualcosa era ritrovarci in una sera, stare insieme tutti quanti e sorridendo pensare quanto è bello fare del bene agli altri. Quindi la parrocchia si è aperta, diciamo, all'arte e alla cultura ai fini della solidarietà. La parrocchia è 2 anni che ha la cultura al suo interno attraverso il Teatro Parrocchiale Carlo Kenis, e l'iniziativa di prestarlo per la solidarietà immediatamente mi ha rapito come idea.
proposta da Gabriella, che è la nostra direttrice artistica, e ho detto, poiché domenica è la giornata nazionale che la CEI ha promosso per la raccolta nelle parrocchie e di fondi per i terremotati, quello che raccoglieremo venerdì però con una nuova proposta, o con una proposta in più che è meglio, cioè quella del teatro, quindi usare le strutture che abbiamo per fare del bene, andrà appunto insieme alle offerte di domenica per la CEI. Quindi Daniele Reali dell'associazione Avanzi di Scena, in che cosa consiste questa iniziativa? Allora, noi abbiamo strutturato lo spettacolo in collaborazione con Avanzi di Scena, diciamo basandolo soprattutto su musica, poesia. Ci saranno dei nostri amici che balleranno, comunque tutte persone che lo fanno comunque con enorme passione. Perché comunque l'entusiasmo ci contraddistingue e siamo comunque felici di collaborare con la parrocchia, col teatro Carlo Kenis, con cui abbiamo già collaborato in precedenza. Comunque sarà una serata, diciamo che a 360 gradi, l'arte a 360 gradi in tutte le sue espressioni. In mille chiedono di riportare a Cerveteri il cratere di Eufronio. La petizione promossa dall'associazione Comitato di Zona di Borgo San Martino da ieri giace sul tavolo del ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi, ma non solo, anche su quello del presidente della regione Lazio Renata Polverini, del presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti e del sindaco Alessio Pascucci, nonché del consigliere provinciale lancianese. L'iniziativa, spiega il presidente del comitato Luigino Bucchi, ha lo scopo di sensibilizzare ulteriormente le istituzioni affinché si adoperino per far sì che questo reperto etrusco, dopo circa 40 anni dal ritrovamento e una lunga vacanza negli Stati Uniti, torni finalmente a Cerveteri per essere degnamente valorizzato. Alle firme è stata allegata una dettagliata lettera dove si ribadisce che il cratere di Eufronio appartiene alla città. I firmatari evidenziano il fatto che un'opera di tale importanza artistica e storica farebbe anche aumentare il flusso turistico e di conseguenza l'economia dell'intero litorale, compreso tra Civitavecchia e Roma. Le imprese di Montalto in grave crisi economica a causa del mancato pagamento delle fatture scadute relative ai lavori di appalto e alle forniture che le stesse imprese hanno effettuato su commissione del gruppo Vona per la costruzione degli impianti fotovoltaici. Il neosindaco Sergio Caci prende in mano la situazione e dopo la riunione dello scorso 23 maggio ha deciso di rivolgersi alle banche di Montalto e Pescia con lo scopo di ottenere un necessario sostegno. Il primo cittadino ha inviato una lettera agli istituti di credito per spiegare la difficile situazione economica in cui molti consorzi e società locali si trovano. Questa situazione, spiega Caci, rischia di mettere in discussione il futuro di molte società e dei propri occupati, ma anche di far nascere problemi di ordine pubblico procurati dalla disperazione degli imprenditori e dei loro operai. Il primo cittadino ha quindi invitato gli istituti di credito ad adottare misure di sostegno all'intero comparto imprenditoriale ed artigianale per superare senza traumi l'attuale situazione di crisi. Sta diventando un caso la vicenda dei lavori per la realizzazione dei 110 loculi che si stanno costruendo nel nuovo cimitero locale di Santa Marinella. La scorsa settimana la ditta che ha vinto la gara di appalto e che aveva iniziato le opere si è bloccata portando via dal cantiere gran parte delle attrezzature. Il consigliere comunale d'opposizione Mauro Tribiani ha ipotizzato che alla base dello stop ci fosse la mancanza della relazione geologica. Sulla vicenda il sindaco Roberto Bacheca ha però assicurato che la ditta appaltatrice era in possesso del documento che avrebbe consegnato il giorno seguente al Genio, per cui in un paio di giorni i lavori sarebbero ripresi. A distanza di 10 giorni il cantiere è ancora chiuso e secondo il consigliere Trebbiani la relazione geologica non è mai stata effettuata né presentata al comune. Il consigliere Trebbiani chiede quindi al sindaco di fare chiarezza e avviare una verifica su quello che è diventato un vero e proprio giallo. Per urgenti motivi istituzionali il Consiglio Comunale di Santa Marinella, previsto per oggi alle 17.30, è stato rinviato a data da destinarsi. L'assise ieri era già stata posticipata di un'ora rispetto a quanto annunciato dall'amministrazione comunale, generando polemiche da parte dell'opposizione, anche per via dei ritardi nella convocazione e l'assenza degli atti. Sindaci dell'Alto Lazio a confronto oggi alla Dispoli per parlare di rifiuti e non solo. Il sindaco Crescenzo Pagliotta ha invitato per stamane i colleghi del comprensorio perché è necessaria una strategia comune per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Tra i problemi sul tavolo la discarica a Cupinoro in via di esaurimento e la minaccia di una discarica definitiva a Roma, a Pizzo del Prete, nel comune di Fiumicino.
Confermate le tesi della provincia circa i delegati allo sport locale. Possessore della delega allo sport cittadino sarà il presidente, forse ex presidente della SNC, Ivano Iacomelli, forse ex in quanto dalle parole dello stesso numero uno della società Rosso Celeste veniamo informati circa le sue prossime dimissioni richieste dallo stesso primo cittadino come condizione vincolante all'accettazione della delega. C'è stata questa offerta sul tavolo da parte del sindaco Pietro Tidei, unita a quella dello sviluppo. Naturalmente la mia posizione di presidente di questa società storica mi porta a fare delle scelte obbligate. La SNC è parte della storia di questa città e potrà sicuramente fare a meno di me. Lo stesso Iacomelli svela anche che il collega delegato all'impiantistica, insieme a Patrizio Scilipoti, delegato appunto agli impianti, stiamo già lavorando per stabilire quali sono le priorità della nostra azione amministrativa. E passiamo alla palla a volo. Milo Di Remigio non fa altro che ribadire le parole già uscite dalla bocca della presidentessa della CV Volley Viviana Marozza. È finito un ciclo, ha appurato quindi che la prossima stagione il tecnico non sarà più sulla panchina della Comal Privilege. Abbiamo cercato di capire cosa sarà l'anno 21 e chissà che non ci possa essere un clamoroso colpo ad effetto. Ancora, spiega l'allenatore, non ho avuto contatti con nessuno, ma sono una persona ambiziosa e punterò sicuramente al top. Se arriverà qualcuno con un progetto stimolante, sposerò la causa. Se qualcuno si chiamasse ASP, sinceramente, conclude Di Remigio, non ho considerato un'ipotesi del genere, ma non escludo nulla a priori. Simona Scocchetti, stella del tiro al volo Civitavecchese, torna nuovamente a brillare sulle pedane dello skate e questa volta lo fa in occasione del secondo Gran Premio ISSF tenutosi domenica 3 giugno presso il poligono di tiro di Valle Agnene a Lunghezza, vicino Roma. Il caporal maggiore del centro sportivo Esercito, al termine di una prova esaltante, si è aggiudicata una meritata medaglia d'argento con il punteggio di 90 su 100. Lunedì scorso, dopo il nulla di fatto delle precedenti elezioni del 7 maggio, si è riunita l'Assemblea degli arbitri di calcio di Civitavecchia con il compito di eleggere il presidente sezionale per il prossimo quadriennio 2012-2016. Ad essere nominato nuovo presidente è stato Gianluca Ventulini con 57 preferenze. Ma questa era l'ultima informazione per l'edizione del TG Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.